piccola intro, dove sono? Per la prima volta seduta al tavolino del nostro camper. Dove siamo? Non sono sola. Ma facciamo un piccolo recap. Io sono Gaia e lui che mi ronza intorno è Simone. Insieme abbiamo viaggiato tanto, ma da quando 2 anni fa un pipistrello ha deciso di far estinguere la razza umana, i nostri piani sono lievemente cambiati. Dunque, eccoci qua, mentre rotoliamo verso sud per andare a vedere un piccolo camper che risponde a quasi tutti i nostri requisiti. Quali sono? Tanta ruggine, tanto lavoro da fare e mai che scegliamo la strada più semplice. Ma a questo siamo abituati. Siamo sul camper. Iniziamo il restauro perché una settimana fa siamo andati a vedere il camper, l'abbiamo preso. Siamo tornati facendo 400 km senza quasi nessun problema, a parte la batteria scarica, però ci sta. Adesso vi faccio vedere qual è la situazione e questo è il punto di partenza. Vediamo poi quale sarà il punto d'arrivo. Stiamo belli imbacuccati perché il restauro lo facciamo in garage, quindi bello freschetto. Situazione? Camper ha qualche problema di ruggine? Qualche. Dopo vediamo, qua è un po' tanti. E l'interno vecchiotto, infiltrazioni, c'è da lavorare, sì, bel restauro. Però super entusiasti perché a noi ci piaceva questo camperino, ci siamo innamorati di questo modello, lo volevamo a tutti i costi, ce lo siamo riportati dalla Puglia e quindi bene così, adesso vediamo che ci esce. L'obiettivo è essere pronti per estate, primavera, estate del forse prossimo... anche settembre. vediamo come va. Vediamo che succede. Intanto giro la videocamera così facciamo un piccolo mini tour, perché tanto è minuscolo il camper. Di che stiamo parlando? Un camper, in realtà un furgone LT28 Volkswagen del 1979. Noi super innamorati di questo mezzo. Dovevo fare delle riprese all'esterno evidentemente, perché adesso qua abbiamo poco spazio per girarci intorno. Comunque appena riusciremo a tirarlo di nuovo fuori di qui farò qualche altro video. Questa la parte anteriore, vabbè, un po' disordinato, cavetti in giro perché ovviamente siamo tornati così. La base del camper adesso dobbiamo cercare di visionarla perché non sappiamo in che condizioni sta. Il vecchio proprietario ha fatto un piccolo lavoro, in realtà non troppo preciso, insomma, appiccicando questa pellicola su. Adesso la rimuoviamo e vediamo qual è la situazione. Questa verrà rimossa completamente, tutta questa copertura, tavolino e dinette che si smonta e diventa letto. Qua adesso andiamo a vedere che ci sono i problemi un po' più consistenti che abbiamo già rilevato, già visto. Da terra abbiamo stufetta, cucinina, di fronte c'è il bagno e dietro ci sarebbe un altro letto con sotto i serbatoi e scarichi eccetera, che però noi adesso andremo a rimuovere. Probabilmente ci facciamo qualcos'altro, non so se un armadio, un tavolino d'aperitivo da rimuovere, da sostituire tutte le guarnizioni, vedete tutte staccate, mobiletto della cucina, ultima cosa il letto che scende. Simo, mi fai scendere il letto? Scende il letto? Sì. Allora, il letto, eccolo qua. Tra l'altro ci siamo già resi conto che da lì c'è qualche infiltrazione dai due oblò e quindi adesso dobbiamo andare un po' a verificare la situa. Oggi primo giorno di di restauro, non si può dire, primo giorno di smontaggio.